Ciao a tutti, buongiorno. È mercoledì mattina, è molto presto, lasciamo perdere. Detto ciò, ho un attimino di tempo e giro una beauty recensione. Ho cominciato skincare, e devo mettere il contorno occhi. Allora, ho finito ieri, ragazze, che vedrete poi nei Finiti Beauty di marzo, sì. Ho finito, come si può vedere. Questo è completamente finito, però giusto per dire che la recensione è pensata. Io tendenzialmente lo faccio sempre, le faccio sempre le recensioni pensate, ma questo effettivamente è finito. E avevo in scorta, ragazze, ne ho altri due, quindi ho cominciato l'altro e li utilizzo, di modo che, insomma, li utilizzo. Comunque, andiamo ad applicare il contorno occhi di Benton che io ho preso su Yes Style. Adesso sto meditando un ordine, ma sto smaltendo molte cose, quindi cerco di temporeggiare un attimo perché voglio usare diverse cose, insomma, restate sintonizzate. In ogni modo, Benton, so che mi confrontai con Kate, The Witch Pozione di Bellezza, che credo di ricordarmi bene, Kate, che non mi avevi detto, cioè mi avevi detto che non ti aveva entusiasmato più di tanto. Credo che chiamerò questo video solo hype o effettivamente di qualità, solo il nome o effettivamente vale. Adesso non so come l'avrò chiamato. Allora, sicuramente un plus a favore di questo contorno occhi che effettivamente per 30 ml, non mi ricordo cosa l'ho, co quanto l'avevo pagato, ragazze, perché è passato un po'. Vi metto il link di Yes Style, vi metto il mio link di Yes Style nell'info box, ma credo che innanzitutto fosse in sconto quando l'ho preso, ma siamo sui 14-15 euro più, euro meno. E l'ho presi perché comunque c'era un forte hype relativamente a, c'è tuttora, Benton da Yes Style. C'era un forte hype. L'ho preso, è rimasto lì un po', sapete che poi bene o male utilizzo le varie cose, cercando più o meno di rispettare un po', per modo di dire, l'ordine di acquisto, a seconda poi di quello che voglio utilizzare, anche a seconda delle novità. Niente, l'ho cominciato ad utilizzare, credo ragazze, intorno al 6-7 di febbraio. Mi è durato più di un mese, ragazze. Effettivamente la durata non si può dire nulla. Ottimizzazione di costi anche, perché bene o male questo bisogna dirlo. Allora, qui c'è la confezione che ho cominciato ieri. Il packaging sicuramente al di là della confezione cartonata è molto carino. Questo c'è da dirlo, mi piace molto il disegno, molto bello. È un tonico fermentato, sì, un tonico, è un contorno occhi fermentato, è un contorno occhi, scusate che c'è, che loro definiscono premium con i galattomiceti. Poi, mamma mia, ma che luce c'è stamattina? Oligopeptidi, le ceramidi, sono comunque tutti estratti, sì, scusate, molto presto, non ho ancora fatto colazione, e che vanno a idratare profondamente la pelle, a distenderla, ad attenuare i segni di espressione, la stanchezza, eccetera. Andiamo ad applicarlo. Io sotto ho messo il mio siero contorno occhi del momento che sto portando a termine, questo qui di Farm to Fresh, Repair Remedy Balm, balsamo riparatore multiuso. Se seguite il canale sapete che ho fatto il video di tutto il kit, ve ne ho parlato anche in altri video, l'avevo preso su Niche Beauty Lab. Adesso è un po' che non ci sono le vendite segrete barra vendita dei kit, fatemi sapere se avete novità. Io come lo uso questo, ragazze? Come ho utilizzato anche l'altro che ho finito? Così. Vedete la consistenza? Ok. Così. Benissimo. Quindi comunque ho preparato la zona. Io metto sempre, se mi seguite lo sapete, il siero contorno occhi. Vado a fare questo massaggio, ragazze. L'applicazione è buona, si fonde bene, vedete che appena sono andata a applicare
sfumare il contorno occhi, a massaggiare il contorno occhi, si è fuso bene nella zona, è estremamente fondente come contorno occhi. Cerco poi di trascinarmi leggermente. Io va nell'ultimo mese e mezzo devo dire che con questo copriocchi ce la possiamo fare stamattina. Con questo contorno occhi cerco di andare molto di più anche qui sopra, nella zona palpebrale. L'ho sempre fatto, ma nell'ultimo mese e mezzo ho incentivato la cosa. Si massaggia bene. L'effetto è super idratante, distensivo, però avete visto che comunque non ne ho messo proprio poco. Allora, mi ha fatto gridare al miracolo questo contorno occhi? No, sono sincera. Ne ho provati che mi hanno lasciato molto più con gli occhi a cuoricino, per intenderci. Paradossalmente vi devo dire, purtroppo, che mi piace di più quello di CeraVe, che se seguite sapete che l'ho provato, l'ho utilizzato e ho finito una confezione che riprenderò. Paradossalmente quello mi piace di più perché è un po' più corposo, ne basta meno, è distensivo, rimpolpante. Questo mi piace, non si può dire che è un contorno occhi che non mi piace, è una crema contorno occhi che non mi piace, però sicuramente rispetto alla pubblicità che è stata fatta di Benton, rispetto a tutto quello che si sente, sicuramente mi aspettavo una cosa tipo first reaction shock. No, non c'è stata, questo devo essere onesta a dirlo. È un buon prodotto, sì, non mi ha dato alcun tipo di fastidio e si vede, non mi brucia gli occhi e si vede. È sicuramente un contorno occhi con ottimi estratti che non è che fanno male alla pelle, anzi, è fondamentale utilizzare i prodotti skincare, a prescindere dall'età che una persona ha. Secondo me l'idratazione della pelle è la prima cosa. Poi, ovviamente, per le super appassionate, il prevenire è meglio che curare, da determinate età, ma l'età è semplicemente un numero, tutto il resto lo fa la testa. È fondamentale. Mi piace sì, mi ha fatto gridare al miracolo no. Perché dico questo? Perché per chi è appassionata di questo settore, che segue un po' i vari siti, Instagram, eccetera, avrà sentito parlare del contorno occhi di Benton, e quando si crea una pubblicità così elevata, è ovvio che se una persona lo prova si fa una determinata idea. Così non è stato. Però è un buon prodotto, non mi lascia scia bianca, ragazze, non fa pallini di alcun tipo ed è lì da vedere, ok? Si massaggia bene, poi una, tra virgolette, una pecca, se così vogliamo chiamarla, è che ne serve un po'. Io ieri mattina, che non avevo dormito niente perché poi è partito Alessandro, eccetera, se mi seguite lo sapete, ve lo racconterò poi nel vlog che vedrete. Poi, che sarà un vlog un po' particolare, mi raccomando, seguitemi e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. Dicevo che questa confezione è finita. Ieri l'ho finita, scusate la ripetizione, facendo un bell'impacco, perché ieri proprio ho dormito con un tubazzo, facendo un bell'impacco. Sicuramente da un punto di vista di consistenza è una buona consistenza, però ce ne vuole molto, ce ne vuole molto, come avete molto, ce ne vuole più secondo me del dovuto, tra virgolette, di un contorno occhi standard come quello di CeraVe, che ce ne vuole meno di questo. Però ieri ho anche notato, c'è da dirlo, che a livello di impacco, tenendolo su qualche minuto, andando poi a massaggiare, è sicuramente un bell'effetto riempitivo, distensivo, super idratante. Non ha fatto neanche pallini in sede di super impacco, quindi questo è sicuramente un plus. Mi piace sì, mi ha sconvolto no, potrei anche riprenderlo, tenete in considerazione che adesso ho cominciato la seconda confezione in un'altra in scorta. Tra l'altro non mi ricordo come mai, nell'ultimo ordine Yes Style, che non è recente, ne presi tre. Non lo so, non chiedetemi il perché, forse non mi ricordo. Mi piace, però, per tutto quello che vi ho detto, causa pubblicità che ce n'è stata, che c'è stata,
non mi ha fatto gridare al miracolo per questo motivo. È sicuramente un buon prodotto, questo ripeto c'è da dirlo, e poi sicuramente i coreani non lesinano sulla quantità perché 30 ml mi è durato più di un mese, mattina e sera. Ecco, insomma, questo. Adesso credo che... Non so se separerò i due contorni occhi giorno e notte, anche perché questo c'è da dirlo, ha una consistenza che va bene in entrambi i casi. A volte mi è capitato anche tenendo in considerazione la stagione, per carità, però oltre a questo fatto, spesso mi capita di separare il contorno occhi giorno da quello serale, perché magari quello serale ha una consistenza veramente super corposa e poi puoi andare giusto a dormire. Comunque questo, spero che questa recensione vi sia stata utile, che abbiate visto bene l'applicazione. Se volete provarlo, ragazze, io ve lo consiglio, nel senso che comunque non è un cattivo prodotto. Se avete seguito la pubblicità, non aspettatevi tutto questo hype. Questo ve lo dico perché poi io stessa dico, cavolo, cioè è stata una super pubblicità, ma non è una roba che... Wow, è una roba gestibile, è un prodotto gestibile, buono, performante, che fa il suo, ma sicuramente... È stato pubblicizzato in maniera più alta. Ecco, spero di essermi fatta capire. Nulla ragazze, la beauty recensione con applicazione di questo contorno occhi finisce qui. Guardate l'info box per i dettagli. Iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritte. Lasciatemi un like di supporto e ricordatevi di seguirmi anche su Instagram dove mi trovate come C4Kate. Finisco di prepararmi e ci vediamo alla prossima. Ciao!